Hai deciso cosa votare? Guarda, quando io ero bambino, voglio dire a 4-5 anni, mio padre si preparava per andare a votare, no? Col suo vestito migliore, metteva la cravatta, mio padre era un ferroviere, e mi prendeva per mano e mi portava con lui al seggio. Mio padre non mi parlava di politica quando io ero così piccolo, però questa era una lezione di educazione civica. E mi dava il senso, l'importanza del voto, no? E posso dirti che io il voto ce l'ho stampato non nella memoria, ma sulla pelle, come se fosse un tatuaggio. Ma questa volta è come se me l'avessero rubato, come se mi avessero portato via un pezzo di pelle, Chi te l'ha un rubato? qualcosa che me l'ha rubato il fatto di farci precipitare in una campagna elettorale mentre siamo sotto gli ombrelloni, quindi noi andremo a votare praticamente informandoci gli ultimi 7-8 giorni attraverso la televisione, fondamentalmente. Non abbiamo avuto la possibilità di mettere insieme dei progetti alternativi, dei programmi alternativi, dei candidati alternativi, perché i candidati sono stati praticamente scelti tutti dalle segreterie dei partiti. Li hanno candidati a pioggia in tutti i collegi elettorali. Noi elettori non contiamo più niente, per cui io ti dico che di fronte al fatto, è vero che mi ricordo mio padre e l'imperativo categorico di mio padre, ma comincio a pensare al fatto che fra poco, fra un mesetto, magari i forni smetteranno di fare il pane perché c'è una guerra. E che di questa guerra i partiti non parlano, non affrontano questo problema, si sfidano in dibattiti esangui, no? Senza passione, senza convinzione, senza dirci qual è la visione, qual è il modo per far finire questo massacro, mentre la gente va già in piazza oggi con le bollette perché non ce la fa a E allora che pagarle e le fai? E bollette dipendono dalla guerra. allora voti. Allora voti. Voto per chi? Voto per chi? Sono combattuto. Voto per chi? Chi mi rappresenta? Chi è che mi dà una soluzione su quello che è il problema fondamentale che c'è in Chi ti questo momento? rappresenta di meno? Chi mi rappresenta di Di meno? meno, tra la Meloni, Letta, Conte. Ah, perché dobbiamo andare a fare il 3-7 a perdere quando andiamo a votare? Io vorrei votare per qualcuno in cui credo, per qualcuno che mi Se dice. aspetti qualcuno in cui credi, magari ti arriva al potere qualcuno che odi. Ma scusa, ma possiamo dire una cosa? In questo momento un imprenditore italiano paga l'energia 10 volte di più di un imprenditore americano. È chiaro questo? Noi non siamo competitivi, anche se il dollaro ha recuperato moltissimo Ma allora ti sull'euro, rivolgi alla politica, non dici possiamo poi io nemmeno vendere le mando. nostre merci perché si stanno mangiando tutta la ripresa E dell'economia. allora chi voti? Io dovrei votare per uno che mi dice basta guerra, voglio la pace, capisci? E non ce l'ho questo partito, o perlomeno ho dei partitini che. Nel tuo caso, è uno dei volti più importanti della storia italiana, dico allora candidati tu. E come. Beh, benissima, benissima, mi candido io con chi? Un attimo, C'è con chi? qualcuno che la pensa come te? Che tempo hanno avuto quelli che volevano una nuova formazione politica di organizzarsi. Cioè, ma mi spieghi per quale motivo questo governo Draghi doveva cadere così precipitosamente? Non potevamo avere ancora 2 mesi per poter finalmente organizzare una campagna elettorale degna di questo E nome? perché è Questa è la caduto così campagna precipitosamente? elettorale più importante che noi facciamo dal dopoguerra. E in 7 giorni dovremo decidere che cosa votare e lo dovremo decidere con. Prendendo il modello Vespa, cioè che ha adottato ieri il Corriere della Sera, con due leader che sulla guerra dicono esattamente la stessa cosa. E con la terza posizione di cui parla io. Però sono due leader che tu individui perché sostanzialmente sono i maggioritari, perché poi Conte dice cose Ecco, diverse, Conte c'è cosa l'Unione dice di Popolare, ne diverso dice sulla guerra? diverse e noi Dice che ci abbiamo vorrebbero ospite. un po' meno armi. Oh, l'ho sentito parlare, in 2 giorni ha cambiato 3-4 posizioni su questa questione, perché quando ieri i telegiornali hanno cominciato a dare notizia della
controffensiva dell'Ucraina e dei successi militari che l'Ucraina sta realizzando sul terreno, e Conte si è preoccupato del fatto che dicendo basta armi, magari, non lo so, per andava contro il flusso che in quel momento c'era, ma questi sono i nostri leader che si spaventano per una notizia del giorno. Io ti dico che in questo momento, con l'Ucraina alla offensiva, noi stiamo vivendo il momento più pericoloso della guerra in Ucraina. Perché il momento più Putin pericoloso. Può dire allora basta e si aumenta. Allora guarda. Ora ne parlerai con persone che... Pensa che Biden ha detto agli ucraini un attimo, stiamo un attimo tranquilli, perché questa è una situazione molto delicata, quella che si sta determinando. Ma questi successi militari dovrebbero dare vigore ad una proposta di pace, dovrebbero spingere un governo a chiedere ai potenti della terra: ma sedetevi un attimo, prendete Zelensky e Putin, che non sono i peggiori che ci possono capitare nei due campi. Non sono i peggiori, perché ci può essere di molto peggio. Putin in questo momento è criticato perché non fa la guerra totale all'Ucraina, la guerra totale. Non è che ci sono... Ora vedremo se gli ospiti con cui ti confronterai la penseranno così, che Putin è pure, diciamo, un moderato tra i russi in questo momento, tema. Abbiamo anche degli spezzoni di un talk. Guarda che io ascolto le fonti russe, anche se i nostri telegiornali ascoltano solo le fonti ucraine. Però ecco, io ti dico che in questo momento l'attacco a Putin non è ritirati dall'Ucraina. L'attacco che viene fatto a Putin è che lui non ha combattuto fino in fondo, non ha usato tutto il suo potenziale distruttivo. Questo è l'attacco che fanno i russi. Quando è successo? Che è un tema caldo per il paese. Ci siamo divisi più volte nel paese tra pacifisti e non. Si sono riempite le piazze. Il voto si è diviso tra chi era per la guerra e chi contro la guerra. Quando si è dispersa la parte contro la guerra? Oppure quando si è smessa di raccontarla? Se io ho letto il tuo libro e probabilmente tu dici... È allora, anche l'informazione che forma il pensiero delle persone, no? Ma tu vedi, per esempio, io sento tutti questi giornali che enfatizzano il pericolo di fascismo della Meloni. Sì. Ma a me piacerebbe avere una Meloni combattiva che manifesta veramente fino in fondo le sue idee, ma sta facendo il photoshopping della sua ideologia, così come quando ha fatto i manifesti e sembrava meravigliosamente bella, è molto carina, però insomma... Sembrava, diciamo, una modella. Chi vuole sembrare la Meloni? Adesso non si sa che cosa più voglia sembrare, perché i partiti una visione vera per la quale lottano non ce l'hanno. Quindi finiscono per convergere in un tutto indistinto dove le differenze fra di loro ci sono. Io non penso che la Meloni e Letta siano la stessa cosa, ma finiscono quasi per disperdersi. Perché vengono fuori sempre i tecnici? Perché poi i tecnici sono quelli che sanno far funzionare le cose meglio degli altri per come sono le cose, per non cambiarle le cose. Perché guarda che sono 10 anni che i tecnici ci governano e la povertà in questo paese è sempre aumentata. Può essere. Siamo l'unico paese in Europa che è rimasto indietro a tutti per i salari, è rimasto indietro a tutti per le pensioni, l'unico paese in Europa. Quindi sti tecnici a che tecnicamente servono? Ora lo domanderemo che ci dovremmo porre. Un grande sostenitore del governo Draghi come il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Bruno Tabacci. Ma può essere, Michele, che sia cambiato il mondo? Che prima ci dividevamo su cose che non ci interessano più, che ormai si dà per scontato che la parte giusta è quella che è la NATO, che ormai si dà per scontato che il sistema di produzione adeguato sia quello... Ma chi lo dà per scontato? La generalità del paese. Tu lo dai per scontato? Noi occidentali lo diamo per scontato. Fai conto... Gli indiani non lo danno per scontato, i cinesi non lo danno per scontato, i brasiliani non lo danno per scontato. Ma che mondo siamo solo noi? Ma allora ti dovresti candidare in Cina, però. Il problema è che in Italia magari ormai vedono quello. Che l'Italia ormai ha fatto una scelta in cui non ci si divide più tra chi vuole la NATO e chi non la vuole, in cui non ci si divide più tra chi vuole difendere l'Ucraina e chi no, perché si sa che se un paese attacca va contro. Può essere che sia una chiave di lettura che è scaduta e non la politica che è decaduta. Cioè, cosa vuoi dire che è scaduto il comunismo, per caso? Vorresti fare una domanda
difficile di questo tipo? No, che è scaduta la volontà di cambiare. Se... o nostalgia del pubblico? No, io partivo dalla Meloni, quindi dal contrario. No, può essere che lei abbia proposto un sistema diverso, allora, ma che alla fine abbia detto, ma mi piace in questo. In tutto il mondo, il concetto di democrazia è in crisi, perché il concetto di democrazia si basa sull'espansione del benessere individuale, quindi sulla possibilità che il capitalismo si possa espandere e quindi dare più benessere a tutti. Questa situazione qui nel mondo sta cambiando. Il problema della Russia e anche dell'Ucraina, da che cosa nasce? Dal fatto che in Russia e in Ucraina ci sono i comunisti, guarda che non ci sono né in Russia né in Ucraina. Sono tutti e due sistemi che aspirano a essere sistemi capitalistici, però a un certo punto c'è un limite, non ce la fanno più, non ce la fanno più a dare incontro alle speranze di benessere che hanno le loro popolazioni. E quindi la guerra nasce da questo, dal fatto che Putin nasconde con la guerra il fallimento delle sue promesse. Un bellissimo dialogo tuo con i vertici cinesi di qualche anno fa. Bruno Tabacci, sottosegretario alla presidenza del Consiglio. Claudio Cerasa, direttore del Foglio, che ha scritto un libro molto interessante sulla destra, di cui parleremo successivamente. Bruno Tabacci, ha sentito l'analisi di Michele Santoro, si basa in gran parte sulla guerra, su cui il governo Draghi non ha avuto dubbi. Ci sono delle cose che mi hanno colpito, ad esempio il ricordo che Santoro ha fatto del voto di suo padre, che mi ha riportato indietro con la memoria a cos'è stata l'Italia della ricostruzione, con grandi partiti popolari che avevano 8 milioni di iscritti, tra quelli grandi e quelli piccoli, e che avevano portato la politica a creare le condizioni per ricostruire le basi della ripresa, dello sviluppo. Io, come lui, guardo quel periodo con grande attenzione. Io però, diversamente da lui, non ho fatto parte di quelli che hanno demolito la politica o di quelli che hanno immaginato che la politica fosse una cosa inutile, un ferro vecchio. E quindi sarei più prudente, perché quello che ci siamo ritrovati è il frutto Santoro? Della demolizione. Beh, insomma, c'è tutta una letteratura, c'è tutta una televisione, c'è tutta un'informazione che in questi anni... Ma pensiamo solo al tema della casta. Ma non ci si vergogna un po' a pensare che chi sta in Parlamento dovrebbe essere la casta e gli altri invece sono dei cittadini normali? Come si è potuto fare questo? Allora, la demolizione ha portato poi nel 2018 il partito che era contro la casta per antonomasia, 5 Stelle, a prendere oltre il 30%. Con quali effetti si sa. Perché un partito che è fondato sulla protesta e che va al governo entra subito Santoro? In contraddizione. Che c'entra Santoro? Non c'entra niente Santoro. Santoro, vede, può diciamo, definire tutte le situazioni che cambiano e si trova sempre dalla parte di chi ha ragione, ma le cose non stanno così. Michele Santoro. Allora, diciamo, mi piacerebbe, dato che ho una grande stima di Tabacci e anche di Cerasa, che parlassimo un linguaggio chiaro che tutti possono capire. In pratica Tabacci che cosa ha detto? Ha detto che io sono colpevole del fatto di aver dato spazio ai 5 Stelle. Ora, intanto, diciamo, per questa mia colpa, diciamo, che è stata una colpa importante, aver dato ascolto al movimento di Beppe Grillo, diciamo, io sono stato punito con il fatto di essere estromesso dalla televisione. E i partiti hanno continuato il loro declino. Cioè, anche quando io sono uscito dalla TV, i partiti non è che per questo si sono ripresi. Il che vuol dire che i partiti, cioè voi partiti, avete perso con il Movimento 5 Stelle una grandissima occasione di rigenerarvi. E avete continuato sulla strada testarda, questo sì, castale, di imporre le vostre scelte all'elettorato. Al punto che in una città come Bologna... un partito democratico propone ai suoi elettori uno che era un alleato fedele di Berlusconi e che poteva essere il successore di Berlusconi, Pier Ferdinando Casini. Ma vi rendete conto di questa offesa? Qual è il problema di Casini a Bologna? Qual è il problema di Casini a Bologna? No, qual è il problema
per me cittadino di Bologna per andare a votare uno che me lo sono trovato sempre contro e che difendeva perfino Cuffaro, che è stato condannato definitivamente per aver favorito la mafia. È un problema per chi lo deve votare. Quindi lei insomma mi vuol spiegare che è più d'accordo con Berlusconi che con Casini? Io le voglio spiegare che come elettore di Bologna, come elettore del Mugello, come elettore di Roma, vorrei andare a votare per qualcuno che mi rappresenta, cioè che rappresenta le mie idee. E questa indifferenza che avete avuto nei confronti delle idee dell'elettorato, guarda, io penso che mi a Bologna, porta a essere perdenti. Io penso punto. Che a Bologna, Casini, che è un bolognese, sì, avrà comunque un grande successo personale. E quindi stiamo dicendo delle cose, cioè lei piglia, prende uno e lo individua come se fosse vogliamo il capo prendere espiatorio. Un altro, ma Michele Santoro. Così. Ma lei se avessimo tanti candidati come Casini, ma lei le ha sempre dette giuste. Il PD vincerebbe le elezioni. Allora, aspettate. Peccato. Adesso coinvolgerò anche Claudio Cerasa, ma prima un tema che non può non essere toccato al sottosegretario Tabacci. Prendiamo un altro nome, Mario Draghi. Cosa rappresenta dal tuo punto di vista evoluzione che avete discusso? Mario Draghi rappresenta uno degli italiani più intelligenti, più capaci, più riconosciuti, validi a livello internazionale. È sicuramente una, come dire, delle risorse nazionali più importanti che abbiamo. Ci ho detto, era a capo ed è stato a capo di un governo che doveva avere una durata limitata, che tendeva a diventare eterno, non si poneva mai la parola fine a questo governatorato di Draghi, ed il governo sottostante, fatto da politici flosci, che per la loro resa anche ideale, perché questo discorso che fa Tabacci è anche una resa ideale, cioè una perdita di caratteristiche che devono avere i politici per rappresentare l'opinione pubblica, si nascondeva all'ombra del tecnico, avvicinandosi le elezioni. Questo governo mostruoso nel quale c'erano Salvini, il PD, il Movimento 5 Stelle ha cominciato a scalpitare. A quel punto Draghi, secondo me, che non era stato eletto Presidente della Repubblica e la cosa gli era bruciato parecchio, non vedeva l'ora di smollare e infatti ha approfittato l'occasione per scappare. Intanto arriviamo a Claudio Cerasa. Questa è la mia opinione, ovviamente. Allora la mia invece è premesso che io non mi sono arreso. Secondo lei, stasera ha sostenuto una tesi... Ha dato lei le firme a Di Maio, Ha sostenuto una tesi che è veramente contraddittoria. Sì. Che cosa ha detto lei? Lei ha detto che il governo Draghi voleva durare più del necessario e poi si è lamentato qui che si va verso le elezioni anticipate e ha avuto il coraggio di dar la colpa a Mattarella, sostanzialmente, a Draghi e a Di Maio. L'ha detto nella sua intervista. L'ho letta... Parliamo di quello che stiamo dicendo qua. Non è che lei può cambiare le tesi in relazione... Ma l'ho appena detto quello che pensavo. Io ho letto le sue ultime due interviste e ho visto che lei ha fatto tre nomi. Sembrava discutere della guerra in Ucraina. La colpa era degli ucraini, non di Putin. Allora lei ha detto che la colpa... Non ha capito perché Mattarella ha sciolto così rapidamente. Questo ha detto lei. Sì. Non ha capito perché Draghi... Ho detto, visto che è durato così tanto Draghi, poteva perlomeno consentirci di farci le vacanze, raccogliere le firme e andare a votare con più consapevolezza. Chi ha sfiduciato Draghi? Non riesce neanche a pronunciare i nomi. È Conte che ha avviato guardi, la corrida. In quale e chi ha votato contro? Scusi, Tabacci, sono stati... Però, sono allora, aspetti, lo no, faccio scusi, concludere, Santoro. No, scusi. No, non, non, allora, non, Conte... faccia, non faccia apparire me come uno che va sulla voce degli altri. No, guardi. Lei è un maestro della televisione, ma io non accetto che lei mi faccia apparire come uno che vuole impedire a lei di esprimere la sua opinione. Lei può esprimere tutte le opinioni che vuole. Detto, ma scusa, questo... No, ma come il suo atteggiamento. Ma vuole fare la vittima, la vittima è lei che la vuole fare. Allora, lei dice, l'hanno fatto cadere Conte. Ha detto che sostanzialmente la colpa è stata di Mattarella, di Draghi, perché sostanzialmente si è reso, e di Di Maio. Non ha detto che la colpa è stata di Conte, di Berlusconi, di Salvini, no, allora, che sono quelli che materialmente replicano di altro. Michele Santoro, vero? Ah, va bene, giriamo a quello che volevo arrivare. In quale democrazia a livello mondiale che lei mi può citare un ministro degli esteri nel corso di una guerra, un ministro degli esteri che fa parte della compagine governativa
si fa un partito andando a provocare una scissione nel partito di maggioranza che sostiene quel governo. In quale democrazia nel mondo questo non provoca allora, una crisi? Allora, fermate un secondo. In quale democrazia? Andiamo su di me. No, ricapitoliamo le puntate precedenti. Dice Santoro, ma ti pare c'è una guerra, c'è una maggioranza che si tiene anche, insomma, con litigando parecchio, con lo sputo, dice lui che ha un tratto differente nell'esprimerlo. E in quale maggioranza? Il ministro degli esteri dice, va bene, me ne vado, e il Presidente del Consiglio gli dice, beh, senti, aspetta un attimo, se no mi crei problemi nella maggioranza, invece lo lascia andare. E se dobbiamo andare sotto le parole pure, viene il dubbio, seguendo il filone di Santoro, che anzi ci sia proprio Draghi dietro alla... Ma scusi, ma il precedente... Dietro alle decisioni di Di Maio, ma questo ce lo sto mettendo io, non l'ha detto lui. Lei si è dimenticato il 2019, quando Conte aveva giurato per il Conte 2 da pochi giorni, e Renzi gli ha comunicato che avrebbe fatto una scissione nel PD. Non è che lui ha potuto intervenire bloccando quell'operazione politica. Allora, quindi questa è la risposta di Tabacci. Ma allora, siccome la domanda era Cerasa, e Cerasa è stato invitato per fare domande, io non ti voglio trasformare in un ospite. Però il tema che pone Santoro è importante. Hai domande su questo? Il tema che pone Santoro è importante non tanto per la storia di Di Maio, ma quanto per una questione legata a un ragionamento che prima Santoro faceva, cioè la guerra. Santoro ha definito, riassumo in maniera semplicistica forse la sua posizione, ha definito per molto tempo, e anche stasera, la presenza di partiti diversi che hanno la stessa posizione sull'Ucraina e anche rispetto alla NATO come una grande omologazione, un'omologazione pericolosa, perché due dei più grandi partiti, PD e Fratelli d'Italia, sull'Ucraina pensano la stessa cosa. Io invece credo che sia non omologazione, no, ma maturità. Il fatto che oggi in Italia e in Europa ci siano pochissimi partiti, pochissime realtà politiche che sostengono, che hanno dubbi anzi su quello che accade in Ucraina, penso che sia un elemento di grande maturità. E il fatto che si sta capendo giorno dopo giorno che quello che è successo in Ucraina non è, come Santoro spesso ha detto legittimamente nel passato, colpa anche di ciò che ha fatto l'Occidente, di aver provocato Putin, di aver provocato la Russia, ma semmai è il contrario. È colpa di tutto quello che l'Occidente non ha fatto per difendere i suoi confini e la sua libertà. Io penso che di fronte a questa evidenza dei fatti, le armi servono, le sanzioni servono, l'Ucraina va difesa e l'Europa è compatta, Santoro dovrebbe essere contento e forse anche riconoscere sono che nelle analisi del passato qualcosa sono sbagliato. Una linea che invece secondo te è dovuta alla omologazione. Intanto si parla sempre di sto Santoro che avrebbe detto queste cose riguardo al fatto che ci sono delle responsabilità anche dall'altra parte, dimenticando che c'è un signore che si chiama Papa Francesco che ha parlato della NATO, ha parlato della NATO che ha abbaiato ai confini della Russia. Quindi diciamo che sono in buona compagnia. Ma il secondo elemento, Corriere della Sera, no? Giornale sicuramente non filo putiniano in nessun modo, pubblica un'intervista al uno dei maggiori consulenti di Reagan, va bene, che ricorda, in occasione della morte di Gorbaciov, quello che è successo con Gorbaciov. Quando Gorbaciov avrebbe detto io abbatto il muro di Berlino, consento alle due Germanie di riunirsi, però voi mi dovete garantire che la NATO non si espande. Dice il consulente di Reagan, ambasciatore a Mosca, non abbiamo fatto dei patti, erano semplicemente dei patti d'onore, non abbiamo sottoscritto dei patti formali, però c'era un patto d'onore, questo patto d'onore è stato violato, perché la NATO si è espansa. Voi potete metterla come volete, ma questa è la realtà di quello che è successo. In questo momento... La NATO in Ucraina? La mia... Cosa? La NATO in Ucraina? In Europa! In Ucraina c'è la NATO, non lo ricordo... In Europa, sì, ma in Ucraina c'è la NATO? In questo momento... C'è una domanda provocatoria, dice, poi invece Putin ha invaso l'Ucraina senza che ci fosse la NATO. Ho capito, però l'Ucraina stiamo parlando di un paese che è intrecciatissimo alla vicenda russa. Poteva essere la tappa successiva, diciamo, nell'ottica della guerra. Ma guardate però, facciamo i conti con il fatto che la guerra c'è. Quindi al di là del momento, ma siccome, dice Santoro... Siccome si riferivano a queste responsabilità, io ho semplicemente elencato
quello che è una realtà storica dei fatti. Sì, cioè, ha detto che erano paesi che aderivano, non era la NATO. Un'espansione della NATO, che... punto. Poi per quello, quello che penso io della guerra, l'avevo detto, potrete risentire, diciamo, le mie interviste fatte sulla 7, risentirle. Ho detto sicuramente si arriverà a una situazione di stallo, quando qui si parlava del fatto che comunque sarebbe stato respinto l'attacco russo, io dicevo sicuramente arriveranno a un punto di stallo. Nel punto di stallo saranno forniti missili a medio raggio, cosa che puntualmente è avvenuta, e questa cosa potrebbe ribaltare l'andamento della guerra. Difendere l'Ucraina è giusto oppure no? Difendere le persone bombardate dalla Russia? Chi lo decide cosa è giusto per l'Ucraina? Chiedo a lei. Quale tribunale internazionale? Allora, chi l'ha deciso? L'hanno deciso gli Stati Uniti d'America. Però Cerasa sta chiedendo a te, Michele, secondo te è giusto o no difendere l'Ucraina, dice Cerasa? È giusto che l'Ucraina si difenda, perché la legittima difesa l'esercita l'Ucraina. Non è giusto che noi mandiamo armi in Ucraina. Allora aspettate, ritorniamo, la mia opinione. Onorevole sottosegretario, ritorniamo su questo momento, però, perché lei è sottosegretario della Presidenza del Consiglio. Cortesemente mi diciate, io vi ho detto, andate a riprendere le mie interviste. Dicevo che la guerra sarebbe durata così a lungo e avrebbe creato un disastro assoluto. In questo momento l'Ucraina è un paese distrutto, non basterà mandare armi. Ma lei mi ha chiesto perché sono le stesse cose che dice anche Putin. Putin dice di essere... No, io sono provocatorio, ma sono qua anche per questo. Vabbè, ma sono Non discutiamo Putin dice le armi non si devono mandare, le sanzioni non si devono fare, l'Occidente si avvicina troppo, la NATO è straniaggiosa. E io ho detto che le sanzioni non si devono fare? Le armi, rimango alle armi. E ho detto che le armi non si devono mandare? Non si devono mandare. Hai detto che le armi non si devono mandare, mi sembra. Non si devono mandare. E perché si devono mandare? Abbiamo un trattato, fa parte della NATO, l'Ucraina non fa parte della NATO, l'Ucraina. La nostra Costituzione dice che noi dobbiamo bandire la guerra, non dobbiamo intervenire allora, in termini di guerra. Aspettate, non ci perdiamo in una puntata di tempo fa. Perché la Costituzione scrive questo? Perdonatemi, non ci perdiamo, Cerasa Santoro. Abbassiamo un attimo lo studio. Il problema, Michele, allora, il problema, non torniamo alle origini del problema con cui ci troviamo no, a avere a che fare. Parliamo di quello che è oggi. Allora, qua abbiamo è sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, di un governo che dubbi non ne ha avuto e che sta andando per la linea opposta a quella che indichi tu. Sentiamo Bruno Tabacci. Ma guardi, la ricostruzione che ha fatto Santoro è quella della guerra per procura. Noi abbiamo fatto una guerra per procura per conto degli americani, questa è la sostanza. Questa è una sintesi che è inaccettabile. Chi ha invaso l'Ucraina è stato Putin, non è il contrario. Perché sennò c'è il rovesciamento, come prima quando però parlavamo lui di politica. Non lo nega questo. No, certo non lo nega. Lui però dice, noi non dovevamo entrarci così. Le conseguenze quali sono? Dice, non bisognava dare le armi. Cioè, bisognava fare come diceva Conte, bisognava dare le freccette, salvo poi... stasera devo dare atto che lei su Conte ha detto una cosa molto giusta, che si è rimangiato tutto perché ha visto cosa sta accadendo sul campo, non c'è dubbio, e questo e non l'ha capito bene. È ineccepibile, non l'ha capito bene, però mi pare perché che la situazione è ancora più pericolosa, però, quindi se mandiamo più armi però, chissà che parliamoci può chiaro se distruggiamo se il mondo forse. Quelle armi che abbiamo mandato erano le armi in aiuto della resistenza ucraina. Ha capito qual è il punto? È ma la differenza tra armi di offesa e armi di resistenza. Ma lei offende l'intelligenza delle persone. No, ma quale resistenza? Ci sono due eserciti che stanno combattendo l'uno contro l'altro. Senza quale resistenza? Ma chi è l'esercito attaccato? Qual è? È quello sovietico. E che c'entra che è entrato con la resistenza? Scusi, perché attenzione, senza le armi degli angloamericani non sarebbe neanche nata la Repubblica Italiana. Mi permettete di farvi fare un passo avanti? Ha capito qual è il punto? Non sarebbe nata la Repubblica. Certamente. Gli americani sono venuti, hanno fatto uno sbarco a Salerno, come le sa, non è che hanno mandato le armi. Sì, ma non c'è sono dubbio. Sbarcati, non qui c'è sono dubbio. Venuti a fare la guerra. Quindi vuol dire che gli europei sapete cosa si rischia? Stiamo facendo un confronto accademico. La guerra c'è, si vota tra due settimane. Quello che vorrei sapere A me mi hanno colpito due cose. Come intendono farla finire? Questo voglio capire. Secondo te non come è cominciata?
come volete che finisca. Santoro. E quando fra un mese ci saranno un milione di disoccupati, lei che dirà? Ma lei... Che bisogna mandare altre armi? E lei adesso spiegherà che bisogna premere il bottone, come ha detto la Russia, la bomba atomica. Che gli ucraini devono arrendersi. La sua l'unica linea è che gli ucraini devono arrendersi. Questa è la linea che lei ha. Ma lei quella non lì sa cosa dire, dice queste banalità. So dire. E qual gli ucraini possono decidere di combattere fino a quando vogliono. E allora? Stanno fondando la loro nazione nel sangue. Hanno il massimo del mio rispetto. Benissimo. Va bene. E gli europei ma li noi aiutano. Non dobbiamo e gli europei trasformare questa guerra in una guerra mondiale. Gli europei lo stiamo facendo. Michele Santoro, a me ha colpito, Michele, mi ha colpito un'altra cosa di quello che dicevi tu al riguardo, delle ultime notizie, che Conte, seguendo la notizia del momento, cioè l'Ucraina che avanza, dice ha ricordato che lui era a favore delle armi. Questo è un atteggiamento probabilmente che non è imputabile al solo Conte, ma è un atteggiamento di tutta la politica populista nel mondo. L'ultima notizia crea consenso, crea dissenso. Il problema sono i politici che inseguono l'ultima notizia o gli elettori che si fanno affascinare o no dall'ultima notizia. Una Meloni, ti faccio vedere una cosa sull'economia. La Meloni sull'euro, la mandiamo un attimo. La ricostruzione è stata una catastrofe per l'Italia. Bisogna anche avere il coraggio di dire che ce ne vogliamo liberare dell'euro. Per me l'euro è una moneta sbagliata che sta massacrando tutte le economie che non sono l'economia tedesca. La nostra proposta è da sempre scioglimento concordato e controllato della zona euro. Cioè, no, l'euro secondo me va discusso, perché il fatto di dire irreversibile vuol dire l'euro non si può discutere, e se non lo puoi discutere non è nell'interesse nostro. Ma credo che le monete siano uno strumento, che non siano un dio. Che cosa è irreversibile a parte la morte? In Europa sono un po' preoccupati dalla Meloni. Che succederà? E che succederà? Che è finita la pacchia. Succederà che anche l'Italia si metterà a difendere i suoi interessi nazionali. Sa qual è la cosa che colpisce? Lei prima diceva Di Maio. Di Maio aveva avuto lo stesso percorso, no? Da no all'euro, sciamo all'euro, fino a sono un ministro degli esteri che garantisce l'euro. La Meloni sostanzialmente sta facendo lo stesso percorso. Il problema non sono loro che magari, come direbbe Tabacci o come direbbe Cerasa, maturano. Il problema è che nessuno si ricorda quello che avevano detto un mese fa. Questo è un problema degli elettori, non dei rappresentanti. C'è una cosa che dice Cerasa che condivido molto, cioè il fatto che in realtà bisognerebbe tener conto del perché rimangono tutti prigionieri di un certo schema. Perché forzare questo schema non è facile. Quando la Meloni esaltava il sovranismo nazionale, non c'era la guerra in Ucraina. Certo. Non c'era la pandemia, che sono fenomeni globali che hanno immediatamente messo in difficoltà quelli che sostenevano la piccola patria, perché per affrontare queste cose ci vogliono delle coalizioni internazionali importanti. I sovranisti sono andati in crisi su questo terreno qua, ma il problema è che è difficile cambiare le cose. Siccome è difficile cambiarle, i politici si arrendono, arrendendosi diventano meno importanti e devono dare il passo ai tecnici. Oppure... Ma questo ci porta a rimanere sempre più prigionieri di un sistema che sta provocando che cosa? Il fatto che una ristretta elite privilegiata si arricchisce e la gran parte della popolazione si impoverisce. Nella pandemia il 5% degli italiani più ricchi ha continuato ad arricchirsi. Vi rendete conto? Il 95% secco, è poverissimo. C'è questo ragionamento, c'è un'alternativa. Cioè, ospiti che ci aspettano. Che la pandemia prima e la guerra poi ha messo di fronte ai populisti una verità, cioè che il nazionalismo, il sovranismo e il populismo non sono parte delle soluzioni, ma sono parte dei problemi. E quindi gli stessi populisti sono stati costretti a cambiare idea. Tant'è vero che oggi, di fronte alla crisi del gas, alla crisi delle bollette, al caro energia, cosa dicono gli ex antieuropeisti? Ma arrivano al potere. Cioè, la Meloni arrivano non al potere... sta forse puntando al governo. La Meloni ha un passo da essere la prima Presidente del Consiglio. E sanno, proprio perché l'Italia ha avuto un'esperienza di governo strapopulista, che basta un nulla per far alzare la temperatura del paese, per rendere il paese impresentabile, inaffidabile, per rendere impossibile ogni forma di governo. Qualcuno l'ha capito dopo, Meloni forse lo sta capendo prima. Santoro, concludendo, ti chiedo di tirare le somme di quello che abbiamo detto. Ma se in Italia, anche dopo il voto, non con il mio,
ma ci saranno ancora un 50% di populisti. Ma le verrà mai il dubbio, ti verrà mai il dubbio che forse in quello che tu chiami populismo... Non sono io, sono loro stessi. C'è un abbandono dei partiti tradizionali, di quelli che dovrebbero interpretare con più forza, più coerenza l'opinione pubblica, del terreno più popolare, delle questioni più popolari. Ma se il PD non c'ha più un operaio che lo vota, ma ci sarà una ragione in questo? O gli operai sono tutti scemi, sono tutti populisti? Votano altri partiti perché non votano quello che dovrebbe essere il loro naturale interlocutore, perché li ha abbandonati. Questa è la realtà, se ne frega di allora, questo. Santoro, una domanda, è prigioniero di un meccanismo, può essere che l'elettore non cerchi più il modo di lavorare, possiamo cambiare noi la classe operaia, cosa dobbiamo fare, può essere sono i partiti che si devono adeguare essere che l'elettore non cerchi più chi gli risolve i problemi, ma solo chi ha empatia con i propri problemi. L'operaio vota Salvini perché Salvini gli dice non ne posso più, poi Salvini il problema non lo risolve e cambia, vota Meloni. Magari tanti operai la pensano come me, tanti operai la pensano come me e non si riconoscono in nessuno. Però che un partito di sinistra sia il quarto partito tra gli operai, scusami, qualche tanto, è una cosa drammatica. Cioè, allora, se questo dramma Letta, che è una persona per bene, non lo vive, non lo sente, io la notte non dormirei. Ti dico solo una cosa, posso raccontare? 30 secondi. Berlinguer, che mi ha invitato alla trasmissione, e ci andrò prima o poi alla sua trasmissione, mi ha raccontato che suo padre, alla vigilia di ogni elezione, non riusciva a prendere sonno bene, perché la sua assillo è quanta gente sarebbe andata a votare. Certo. Perché più gente andava a votare, più il successo del suo partito sarebbe stato alto. Questi che sarebbero i suoi eredi fanno il calcolo che meno gente va a volare, più il loro risultato è alto. Cioè, capisci la differenza? Non nel mio nome, grazie Michele.